Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Case. Abbraccio. In realtà oggi sono due bracci. Sono uguali. No, a un occhio poco attento dirà sono uguali. Se metti il braccio così sono uguali. Recuperi l'altezza, vedi che comunque... Allora, proprio perché è un case a braccio, noi li abbiamo visti singolarmente in qualche live, nella versione white, se ben vi ricordate. Però non mi ero reso bene conto, devo dire la verità, di quanto uno fosse più piccolo dell'altro. Questo è il Dark Cave Micro ATX e questo è il Dark Cave Classico. Su questi case potremmo scrivere un libro. C'è chi dirà che è una copia dell'O11, chi dirà che a sua volta l'O11 è una copia di altri case. Insomma, è una nuova tipologia di case che va, che è, diciamo, entrata nel giro da poco tempo, cioè i case a cubo, a cubotto, di cubetti. Ma allora non tanto il case del, perché il cubotto c'è sempre un po' stato, sempre qualcuno l'ha provato a mettere nel mercato, a lanciare nel mercato nel corso di questi 10-15 anni che siamo sul mercato, ne abbiamo visti di tutti i colori. Però effettivamente è vero, uno può dire ah, ma è la copia della... Non è la copia, è che la Yanli ha creato una nuova tipologia di case. Una nuova tipologia di case è quella che prevede ormai vetro temperato. Ma potremmo discutere sul fatto se sia stato Yanli ad inventarlo oppure no. Vabbè, comunque sia, quello che l'ha portato poi sotto la luce dei riflettori e che tutti hanno voluto e che tutti ammirano, anche le case per cui quindi si ispirano a questo modello effettivo di case, è stato la Yanli. Quindi gli diamo questo merito, ok? Questo non potremmo, allora, non potremmo neanche definirlo una copia, neanche volendo, perché va su una fascia di prezzo, questo ve lo preannuncio, totalmente diversa rispetto a quella che è quella di Yanli, ma anche del P120 Crystal di Antec. Siamo su, ve lo posso dire in anticipo perché sono già presenti sul sito, circa 110 euro per la versione micro e 119 euro circa per la versione ATX classica. Buono. Calcolate che all'interno, come state vedendo, vi vengono date 4 ventole sull'ATX e 3 ventole sul micro, che sono cose che la concorrenza non vi dà. Quindi io onestamente ad oggi, indipendentemente dal livello di qualità che adesso andremo a scoprire, non riesco a capire come sia possibile che sono usciti con questo prezzo. Secondo me stanno, non ti dico sotto prezzo, però c'è qualcosa che non va. Perché alla fine non è la copia, cioè non è lo stampo di un altro case, non c'è il telaio di nessun altro case che io conosco. Mi danno le ventole, costa così poco, c'è qualche magagna sotto. Sono rubati. No, vabbè, mi dissocio, non l'abbiamo detto, questa la taglio. Questa la tagliamo. No, per dire, però, effettivamente potremmo dire Hi-Tech Aggressive, titolo. Nel senso, comunque ha fatto uscire un prodotto che effettivamente è molto valido, adesso lo andremo a vedere l'interno. Però un prezzo veramente competitivo. Adesso vi facciamo vedere, ve li faremo vedere tutti e due accesi alla fine, però adesso andiamo sul LATX, quello classico. La maglietta là dietro è voluta? Sì, è voluta per far capire, no sognatori, no perdi tempo, qui vogliamo i fatti, eh? Allora andiamo a vedere comunque sia come si presenta questo Dark Cave. Questa è la versione ATX, quindi monta naturalmente schede madre micro ATX, mini ATX, ATX standard, non le extended ATX. Allora lo andiamo ad aprire con questa linguettina, viene fuori a sportello, lo sportello comunque in vero temperato. Linguettina bruttina, eh? Sì, vabbè, si potrebbe ricamare in maniera diversa. E calamitato, intelaiato, quindi molto carino il fatto che hanno ormai, sono arrivati a mettere delle calamite direttamente sulla parte interna del vetro. Non è metallo questo. Questo che vedete qui non è metallo, questo è l'interno del vetro, quindi intelaiato fino a un certo punto, perché ha solo questo, intelaiatura, e questa posteriore per le cerniere, quindi per lo sportello. Devo dire che anche qui c'è stato uno step produttivo più lineare. Poi pure qua, 119 euro apertura con la cerniera, mai vista. Mai vista, è vero, è vero, è vero. Poi, visto che ci sono, andiamo a rimuovere anche la parte nascosta, così la vediamo dopo. Sportello qui normale. Anzi, lo vediamo, lo sportello della parte posteriore, doppia microforatura, sentite la qualità dal rumore, sentite. Ti fa capire la qualità. Ma il fatto stesso che l'abbiano microforato. Microforato, bello, perché comunque c'è un passaggio d'aria, non troppo, vedete il movimento destra-sinistra della mano? Non è troppo flessibile, non fa quel rumore che fa wow 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 wow, che fa il metallo quando wow. Oppure wow, slang, wow. The slang, o slang, the slang. Non lo fa, quindi devo dire che ha una certa rigidità mantenendo una comunque leggerezza. E quella è la base per gli assemblaggi. Sì, però sta bene pure perché io adesso ti posso fare, guarda, un 360,
Vabbè, da quale parte vuoi cominciare? Da questa classica. Allora, naturalmente, come dicevo prima, non supporta formati extended ATX perché andrebbe comunque a sfociare, a coprire il fatto del discorso delle ventole. Cosa noti? Perché le ventole sono là? Che vuol dire perché le ventole sono qua? Cioè, normalmente su case di questo tipo lì ci si va a mettere il distillatore a liquido. Questo case inverte un po' questa cosa, secondo me. Sì, ti dà la possibilità. Allora, partiamo dal presupposto che in questo case, per abbattere i costi, non hanno messo dei tappi removibili dove andrebbero le ventole. Qui normalmente dei case hanno dei tappi, ovvero ti lasciano, tipo prendiamo appunto il capostipite di questa tipologia di case, che è l'O11, ti dà dei tappi. Qualora noi qui non ci dovessimo mettere nulla, possiamo comunque tappare per evitare che poi, quando il PC è finito, si vedano o i cavi o comunque la lamiera posteriore di copertura o il vetro, quindi completamente trasparente fino all'altra parte. Quindi in questo caso ti danno le ventole già messe qui per dire qui ci ho messo io, ci ho pensato io. Poi ti lascio la possibilità di mettere ventole sulla parte superiore e sulla parte inferiore, come è strutturato questo case. Noi come l'abbiamo montato? In realtà in live ce n'è capitato uno di recente, l'abbiamo montato con raffreddamento a liquido in Sopra, top. perché così abbiamo mantenuto la linearità, ma anche perché la maggior parte dei dissipatori a liquido ancora ragiona in chiave il dissipatore o va in top o va in front. Inside, non all'interno, in virgola side, proprio in inglese comunque, non sono ancora progettati, cioè, ovvero alcuni brand fanno dei cavi, dei tubi per gli all-in-one abbastanza lunghi da consentire questo passaggio. Per anche una morbidità, una morbidezza Morbidezza. dei tubi. Morbidità però fa capire di più perché c'è un sacco di B, quindi. Invece alcuni sono troppo tirati, troppo lineari. Vedi che lo stai forzando come tipo di fissaggio. E quindi, vabbè, noi l'abbiamo messo nella parte superiore. Anche perché così, rimanendo più snello, quindi non andandoci a mettere il radiatore in questo lato, non si è gonfiato troppo, non è venuto troppo verso di noi, è Questa rimasto più cosa però pulito. poi ci ha innescato, vi lasciamo il link in descrizione se volete andarvelo a vedere. Una problematica che mettendo il dissipatore in top, se non si girano le ventole, abbiamo tutte ventole che praticamente soffiano fuori. In estrazione, A quindi meno che, a meno che non invertiamo i flussi, cioè anziché oppure cosa? Oppure oppure mettiamo delle ventole le ventole sotto. sotto per creare comunque un airflow che fa così e va via, ok? In questo caso noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo girato queste ventole che anziché stare sul fronte per immettere aria fresca, vengono dal laterale, cambia poco. E abbiamo anche scoperto, comunque con nostro stupore e meraviglia, che queste ventole vanno a ricalcare in maniera naturalmente in chiave più economica, proprio le ventole della linea lì. Perché sono ventole concatenate tra di loro, con un cavo in ingresso nella parte superiore e un cavo in uscita nella parte inferiore. Questa è una cosa comodissima perché quando si vanno a svitare si muovono in blocco, si agganciano, si innestano, quindi sono innestate tra di loro. Questa è una. Immettere sul mercato una nuova tipologia di ventola, cioè di attacco della ventola, però facendolo in chiave economica, perché qui te ne stanno dando tre e una poi classica normale, che poi è lo stesso modello, però fatta singolarmente. Anzi, anche questa potrebbe essere attaccata a questa. La ventola è proprio questa, è fatta così, c'ha degli attacchi sopra e sotto, e quindi una cosa molto Tra carina di l'altro, sempre fatto. in live abbiamo scoperto che queste ventole, una volta girate, non sono per niente brutte. È vero, Perché? perché le ventole normali normalmente, appunto, hanno, qui c'è il motorino che fa girare la pala, quindi si tende sempre a metterla dalla parte, Bella. mettiamo il pollice, pubblicità occulta, dalla parte bella. In quest'altro lato ci sono queste quattro stecchette che servono per fissare il motorino alla plastica, per dargli comunque quella solidità che lo tiene, ok? In questo caso la nuova ventola cosa fa? Hanno inventato, cioè hanno creato, non sono i primi naturalmente a farlo, però l'hanno introdotto nelle loro ventole. Una cosa a raggi molto più carina esteticamente, quindi quando noi le andiamo a girare, a ruotare, quindi le mettiamo con queste stecchine di plastica dalla parte interna, è molto più gradevole agli occhi, che sembra una griglia protettiva, non sembra quattro pezzi di plastica Non per. sembra un evento al contrario, Non diciamo sembra così. una ventola al contrario, bravo, hai detto bene. Ok, quindi questa cosa anche l'abbiamo notata e ci piace, ci ha colpito molto. Infatti anche questa qui nella parte posteriore, nonostante ci sia la griglia, si vede comunque tutte le stecchette. È più carina. Però
è più, come possiamo dire, sono cose che da un case economico non ti aspetti. Sì, perché sembra strano, ma possiamo dire che è un case economico. Comunque, parliamo degli spazi. Allora, nella parte superiore c'è tantissimo spazio, ma tantissimo spazio per arrivare nella parte top, dove si va poi a fissare il radiatore, e ci si può mettere un 360, ci si può mettere un 280, ci si può mettere addirittura un 420, ci si può mettere di tutto. No, qui sopra. Sì, ah sì, è vero. Ci va pure il 420, quindi comunque, almeno comunque qui dalla struttura puoi mettere tre ventole da 14, quindi si presuppone che se ci va un radiatore con lo stesso distanza dovremmo avere da 360, però probabilmente sì. Sotto un po' meno, cioè sotto nel senso, sempre ci si può mettere sempre tre ventole da 12 o tre ventole da 14, sconsigliamo magari di montarci un radiatore, perché un radiatore da 360 messo qui arriverebbe a coprire le prese della scheda madre. Ma forse io sarò l'unico, ma a me i case così a cubo con le ventole sotto, peraltro poi con le pale che si vedono, quindi con le stecchette che si vedono, non ti fanno impazzire, no, ma neanche dico, a me. Tanto alla fine tira su un sacco di polvere, perché qua a meno che non lo è metti il punto sul più tavolo, sporco, certo, del case o anche del tavolo stesso, no? Certo. Perché? Cioè non c'ha, anche perché te ne danno 3 più una dietro 4 più quelle del radiatore, se hai fatto tutto bene ce n'hai 7, tra 7 e 10 io non credo che cambi così. No, esatto. Comunque diciamo, sopra ci sono tanti fori per far passare l'alimentazione della scheda madre e tutto ciò che è ventolame, quindi il passaggio per i cavi. Anche sotto troviamo questa cosa per appunto prese audio, USB, tutto quello che insomma che si attacca sulla parte inferiore della scheda madre. Ok, ci sono un sacco di spazi. La cosa buona è che ci sono anche tanti spazi qui che sono gommati per far passare i cavi, quindi cavi SATA, cavo 24 pin, cavo di Type-C, insomma quelli che vanno sul laterale della scheda madre hanno comunque dei comodi fori per far passare questi cavi. Ecco, qui se andiamo a mettere il radiatore sicuramente andremo a stringere lo spazio d'accesso dei vari cavi, quindi forse lì incontriamo qualche difficoltà, però concediamoglielo insomma a questo case. Vediamo un attimo al volo la parte posteriore. Le placchette non sono saldate, si possono rimuovere svitando le viti che sono già fissate. Naturalmente qui non è previsto la possibilità, almeno per quanto riguarda, di integrare nel case la possibilità di mettere la scheda in verticale, però si possono acquistare online dei kit che vanno a sostituire, si montano qui al posto di tutte le grigliette e ci danno la struttura per montare una scheda video in verticale, ma il case di base non ce la offre. Bella, non abbiamo ancora capito a cosa serve questa foratura. Sì, io ho ipotizzato la possibilità di montare delle ventole piccole, tipo da 60, da 50, non so, così a occhio, per rinfrescare la parte posteriore dove possono andarci, perché dei dischi. Qui andrebbero dei dischi da 3 pollici e mezzo o da 2 pollici e mezzo. Questa parte naturalmente si può rimuovere svitando 4 viti, quindi si può togliere ad accedere al vano al retro della scheda madre. Qui ci va l'alimentatore in verticale con la ventola ATX, ragazzi, ATX standard, quindi si poggia qui. C'è anche questo gommino che serve per evitare possibili eventuali vibrazioni tra metallo e metallo, e quindi comunque si fissa qui con la ventola che pesca bene l'aria da appunto da quei microfori del pannello che abbiamo da quest'altro lato. All'interno del case naturalmente possiamo dire lo spazio per il cable management è tantissimo, cioè qui ci entra mezza mano, cioè ci sono comunque avremo 7 centimetri, 10, quasi 10 centimetri. C'è un vano per le magagne, ragazzi, che è una cosa sì, l'unica cosa che bisogna stare attenti è a spostare tutti i cavi delle prese frontali, delle prese superiori, anzi più che frontali, di fargli fare questo scattino per fascettarlo a questi gancetti per rimuoverle da davanti alle ventole. Qua ci sentiamo di dare, come è successo in live, un suggerimento a chi produce i telai di questo tipo di case. Alla fine questa cosa qua è un po' brutta, perché da davanti si vede, si potrebbe, a meno che non si va a fare un cable management molto aggressivo piegando questi cavi al massimo, però non è né semplice e né viene tanto bene. Qui dovreste, cari miei, studiarvi un sistema che mi fa uscire esce questi a 90 cavi. Gradi esce e vai di là, e esce e vai di là, e fai anche forse una mini guida di metallo che lo racchiude per il primo pezzo e poi li fai scendere da di qua, sì, perché esatto, farli scendere diretti. Una cosa che però invece gli diamo 10 lode sull'ingegno è questo, l'abbiamo fatto vedere in live, è il Type-C frontale del case. Finalmente, invece di avere un cavo
rigidissimo, molto rigido, hanno fatto finalmente un cavo a fettuccia, quindi comunque morbido, è bello, comunque si può, ci si può lavorare quando si arriva sulla schermare che generalmente sta sotto al 24 pin, si può fare una bella curva, non dà fastidio, cioè questo è futuro, questa è una cosa il buona. Controller invece è il classico che ci dà Hitec su tutti i case, sì. Funziona molto bene, funziona utilizzabile sia con telecomando, sia gestibile tramite scheda madre, sia tramite i tasti presenti sul controller, stesso. Nella parte superiore cosa troviamo? Appunto i pulsanti di accensione, reset, due prese USB 3.0, speaker, quindi presa cuffia e presa microfono divise, tasto, questa è una chicca, tasto per gestire i LED, quindi che va a controllare direttamente appunto il controller del case, uguale di forma alla Type-C. Quindi rimane in maniera elegante un tastino per gestire i LED che sembra una Type-C tappata lì per lì, no? Comunque c'è anche la Type-C nella parte superiore, una cosa che parecchi... Tanti case anche sopra i 100 euro non hanno, è vero. Filtro naturalmente a velina calamitato, bello largo, che si può mettere qui, insomma, quindi sopra c'è tanto spazio per l'aria. Il frontale è naturalmente un semplice pannello in vetro temperato. Questo qui, unico neo che abbiamo notato, è che per rimuoverlo, se ci dovete lavorare perché dovete mettere le mani prima per fare qualsiasi cosa, fatelo prima di avvitare o delle ventole o radiatore in top, perché la vite che consente lo sgancio di questo pannello è situata qui in alto all'interno. Noi ci siamo arrivati dopo aver montato il radiatore, abbiamo detto ok, lì è scomoda, se devo metterci le mani, se è già tutto montato. Suggerimento chip: aggiungere il logo qua, magari sai, nero su nero, quelle cose un po' così. E se proprio volete fare la versione del che, bravo, se volete fare la versione per ricchi, fai una stricetta LED qui che lo percorre per tutta la sua lunghezza, proprio che sta a dividere la lamiera dal vetro. Hai fatto bingo. Tac. Risparmi pure sul vetro, perché ti fa mezzo centimetro più corto. Guarda, abbiamo già fatto adesso Dark Cave V2, già pronto. Basta metterlo in produzione. Tre accorgimenti. La parte inferiore invece di questo case troviamo un altro filtro che per fortuna non è quello ad incastro a velina leggero. È un altro filtro. Questo è un filtrone. Filtrone calamitato, come quello della parte superiore. È identico. Questo case è speculare il sopra con il sotto, quindi è comodissimo. Anzi, per la versione 2 vi do un altro consiglio: i piedini fateli in modo che si possano incastonare, che se io qualora volessi potrei girare il case sotto sopra per invertire la finestra, perché guardalo. Ah, è vero, c'hai ragione. Guardalo, se tu prendi questo, leva questo un attimo. Eh no, le prese come fai? Fai un modulo che è staccabile. Sì, vabbè, questo è il V3, dai. È il V3. Però se tu lo metti così, dove ce l'hai la finestra? Sì, effettivamente. Si potrebbe fare, vabbè, questo stiamo sognando. Comunque devo dire che hanno curato un sacco di dettagli. Siamo piacevolmente colpiti di questo step, di questo cambio di passo e di marcia per quanto riguarda questo case da parte di Hitec, che ultimamente ogni volta che immette sul mercato modelli nuovi ne restiamo sempre colpiti per una cosa o per un'altra, però devo dire che stanno imbroccando bene. Molto carino anche il piccolino, anzi facciamo vedere l'unica differenza che abbiamo notato tra i due. La differenza naturalmente la notiamo, almeno quello che abbiamo potuto vedere al volo, è questa: il pannello non è a sportello ma è intelaiato, quindi vanno tolte due viti a pomello e si può rimuovere, quindi questo hanno fatto il telaio con gli innesti per farlo incastonare. L'interno, un'occhiata molto ultra rapida, gliela diamo. In realtà sono larghi uguali. Sì, sono larghi uguali. Cambia solo l'altezza. Hanno le fessure sotto leggermente più sottili. Due ventole fissate qui, dove ci vanno appunto. Che poi hanno messo due ventole, ma hanno lasciato lo spazio per radiatore. Per il radiatore e per un'eventuale doppia ventola da 14, perché lì ci si possono montare, ecco, perché c'è un po' più di spazio. Quindi c'è anche un 280 là. Quindi c'è anche un 280, esatto. E la parte inferiore, sempre questo mega filtro, comunque sia calamitato, buono. Parte posteriore, anche qui troviamo non saldate le placchette, si possono rimuovere, anche se hanno un frame diverso, più sottile, molto carino. Spazio per l'alimentatore. Sempre questa micro fessura per andare a fissare comunque sia una ventola, due ventole piccoline. E il pannello sempre microforato, dietro troviamo lo stesso più o meno spazio,
questo lo attacchiamo qui, lo stesso spazio per un alimentatore anche qui standard, quindi non ci vanno, cioè volendo ci si possono mettere, ma non ci vanno SFX, qui c'è proprio uno standard come tipo di alimentatore, è lo stesso fatto in maniera più piccola, non gli manca assolutamente nulla a livello, sì, di dotazione. Lo sai che questo bianco mini mi attira molto, devo dire. Tu già hai cambiato questo, non lo puoi cambiare, c'è un embargo fino al 2025. Questi LED so che in cam non rende l'effetto, no, sono belli. Con questo evento è stato fatto uno step qualitativo in avanti, sì. Sono, posso essere cattivo, perché quando dici Hi-Tech o Hi-Tech, che dir si voglia, tutti, ma questo è un case, mi voglio rovinare, che se gli togli il marchio lo puoi vendere tranquillamente a 189 uno e 169 l'altro, ma proprio a mani basse, Sì, è vero, è vero. Non vi fossilizzate sul fatto che dici, ma è Hi-Tech, raga, fidatevi, sono cambiate tante cose negli anni, questo è il case, secondo me, che sancisce la rinascita del marchio. Sì, sono cioè, se la batte con case molto più costosi e costa il 40% o meno, non posso dire ciò che non è vero. No, va benissimo, va benissimo. Infatti, veramente è un ottimo prodotto. Gli do comunque sia come voto, do un voto solo, ma vale per entrambi perché comunque sono uguali. Io gli do comunque un 8,5 come tipo di case. Io ti sparo anche un 9 e ti dico, questo è il nuovo punto di riferimento per i case a cubo nel mercato di fascia bassa. Apparentemente apre la strada ad altri case. Non c'è un case a cubo che costi, almeno di tutti quelli che conosco io, non c'è un case stile O11 per capirci che costi meno di 160-170 euro. Qua stiamo a 119 e 109 circa. Quindi potremmo dire che è una cosa totalmente nuova, cioè chiunque fa un case economico di questa tipologia, quindi a cubo, si dovrà confrontare con questi due. Esatto. Ci chiedete voi se lo preferite micro o normale. Il micro è stuzzicante perché non è così micro, alla fine ci metti la scheda micro, però è solo un po' più basso. Sì, è vero. Beh, voi ragazzi scriveteci che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, date il vostro voto, giudizio come sempre, e naturalmente se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina così da restare, da rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime uscite di Case. Per questo video è tutto della serie Case, abbraccio, è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.